Torniamo invece alla cronaca con questa clamorosa svolta nell'indagine sull'omicidio di Rosina Carsetti, uccisa, lo sapete, a Natale in casa sua. La svolta è che secondo la procura di Macerata i responsabili dell'omicidio sarebbero il nipote Enea di 20 anni insieme a sua madre, la figlia di Rosina, Arianna. Sono stati arrestati oggi, nei loro confronti evidentemente prove schiaccianti. Allora, Max Franceschelli, poi andiamo lì in diretta. Li hanno arrestati questa mattina all'alba. Gli assassini di Rosina Carsetti per la procura di Macerata hanno un nome. Sono la figlia della vittima, Arianna Orazzi, e il nipote Enea. Un'ordinanza di custodia cautelare di 200 pagine che ricostruisce il delitto e tutti i tentativi di depistaggio che i due avrebbero messo in atto. Non ha retto dunque la storia del rapinatore vestito di nero che nel pomeriggio della vigilia di Natale si sarebbe introdotto nella villetta di Viale Pertini, a Monte Cassiano, e avrebbe aggredito il marito di Rosina, Enrico Razzi, poi la figlia Arianna, e quindi avrebbe infierito sulla povera 78enne fino ad ucciderla. Secondo gli inquirenti, l'omicidio è stato commesso materialmente da Enea, che sarebbe stato manovrato dalla madre Arianna. Entrambi sono accusati dunque di concorso in omicidio volontario premeditato e pluriaggravato. Determinanti al fine dell'ordine di arresto l'analisi dei cellulari e dei tablet sequestrati nei giorni successivi all'omicidio e le intercettazioni ambientali. I dispositivi elettronici erano stati formattati da Arianna ed Enea, ma il dottor Russo, il perito informatico della procura, è riuscito a recuperarne la memoria e quindi a ricostruire orari, spostamenti, ma anche il contenuto di una chat in cui Arianna parlava al figlio del piano criminale e alcune importanti registrazioni. In una di esse Arianna ed Enea se la prendono con Rosina, imputandole la colpa di costare alla famiglia 5.000 euro l'anno. Resta a piede libero invece Enrico Razzi, nonno Enrichetto, il marito di Rosina, indagato per non aver impedito l'omicidio, pur essendo a conoscenza delle intenzioni di figlia e nipote. Allora, tra poco andiamo in diretta con Max Franceschelli. Intanto voglio farvi sentire questo documento. Allora, la figlia e il nipote di Rosina l'avrebbero uccisa, avrebbero simulato una rapina. C'è un documento che è quello che stiamo per ascoltare, cioè la chiamata ai carabinieri, simulando appunto la rapina, ma Rosina è già morta. Alessandro D'Alessandro. Carabinieri Macerata. Buonasera, senta, se potete venire subito a Monte Cassiano, via numero 31-33. Che è successo? È entrato un ladro in casa, ci hanno picchiato e mia madre è contenta che sia morta. Lei chi è? Come si chiama? Via 31-33. Correte subito, per piacere. Sì, arriviamo subito. Grazie, Le passo il 118, parli con il 118, d'accordo? Sì, grazie. Allora, Max Franceschelli, prove schiaccianti, come si è arrivati a questa svolta? Sì, Alberto, si è arrivati attraverso un lavoro di indagine molto particolare che è iniziato già quella sera, la sera del 24 dicembre scorso, la sera della vigilia di Natale. Sai, abbiamo sentito nel servizio poco fa che ci sono state alcune intercettazioni molto importanti, il lavoro del perito, il dottor Russo, che ha portato a raccogliere delle prove determinanti. Che cosa è successo? Arianna parlava con il figlio Enea di due errori che aveva commesso, due errori commessi proprio nel commettere purtroppo il delitto, l'omicidio di sua madre, la signora Rosina. All'interno di questa abitazione, ne abbiamo parlato tante volte, ci sono due cani. Ecco, Arianna si lamentava, diceva: ho sbagliato, non ho addormentato i cani, perché i cani non hanno abbaiato quel giorno, non hanno abbaiato perché evidentemente non era entrato nessuno. E poi che cosa è successo? Avete sentito l'ultimo servizio, quello del collega ed Alessandro? Hanno chiamato, Arianna ha chiamato i carabinieri, nessuno in questa casa ha chiamato i soccorsi, ha chiamato il 118, c'era la madre morente, forse morta, non si potevano sapere se poteva essere salvata, nessuno di loro si è curato di chiamare un'ambulanza. E quando i carabinieri sono arrivati all'interno di questa abitazione, ha riferito oggi il procuratore Giovanni Giorgio, sono rimasti sbalorditi dal fatto che i familiari non hanno speso una sola parola per chiedere della signora Rosina, di come stesse, una parola di dolore, niente. Cercavano soltanto giustificazioni o di raccontare come erano successe e come erano andati gli avvenimenti. E poi, Alberto, un'ultima cosa molto importante. Quella stessa notte, un interrogatorio fiume di tutti i familiari. Enea, il nipote di Rosina, il figlio di Arianna, prima viene interrogato, racconta anche lui, appoggia questa versione del presunto uomo nero rapinatore che è entrato all'interno dell'abitazione, ma poi, tarda notte, era stanco, ecco. Ritratta tutto. Racconta ai carabinieri quasi tutta la verità. Racconta che lui, che
tutta questa storia della rapina era un'invenzione, ordita, un piano ordito dalla mamma e dal nonno per coprire invece la morte di Rosina, che sarebbe avvenuta, secondo quello che aveva raccontato lui, accidentalmente durante un litigio tra la mamma Arianna e la nonna Rosina. Ecco, e allora a questo proposito la messa in scena di figlia e nipote ancora in questa spezzone di telefonata ai soccorsi. Sentite. 118. Pronto? Sì. Pronto, chiamate adesso i carabinieri, se potete venire a casa perché penso che abbiano ammazzato mia madre. Da dove chiama? Da Montecassiano, via 31/33. Mi chiamo... Allora, Montecassiano via... 31/33. Ma respira sua madre? No. 33. Non respira? Ma no. C'ha delle ferite addosso? No, no. No, è fredda, la sente fredda? Sì, sì, c'ho un po' di bala sulla bocca, io l'abbiamo toccata, ma non... Come si chiama sua madre? Rosi, Carzetti. Terzetti? Carzetti. Carzetti. Sì. Quanti anni ha sua madre? 78. 78, va bene, sul campanello troviamo qualcuno? Aspettiamo noi fuori, che non c'è il campanello. Va bene, mandiamo subito qualcuno. Lasci il telefono libero vicino al telefono, perché se non troviamo la chiamiamo, ok? Sì, grazie. Roberta Bruzzone, dunque una terribile messa in scena. Cosa può aver scatenato questa furia omicida dopo quello che abbiamo ricostruito, cioè vessazioni, isolamento che hanno raccontato tutte le persone vicine a questa povera donna Rosina uccisa a Natale? Intorno a Rosina ormai c'era davvero, si era organizzato una sorta insomma di quacervo di malvagità, cioè questa donna era diventata un bersaglio. Curioso il passaggio del nipote che dopo un primo interrogatorio fiume nell'immediatezza dei fatti cambia versione ma cerca di tirarsi fuori sostenendo che in qualche modo l'esecutore materiale fosse un altro, quindi già comunque lui lì tenta comunque di svicolarsi rispetto a quelle che secondo la procura sono ben altre responsabilità, ossia addirittura quello di aver ucciso materialmente la povera Rosina. Quindi ci sono in gioco delle personalità malevole e terribilmente anche diciamo determinate. Il fatto stesso, la circostanza che non abbiano posto la benché minima attenzione nella fase di accesso dei soccorritori e dei carabinieri nei confronti della povera Rosina, te la dice lunga su quanto fossero impegnati a cercare di farla franca, di quanto fosse ormai solida e consolidata la loro volontà comunque di liberarsi di questa donna, perché evidentemente per loro era un costo inutile, mi pare di capire, ma addirittura col preciso obiettivo di cercare di farla franca. A questo punto credo proprio che nello scenario sta emergendo quella che è un'ipotesi ancora più agghiacciante, ossia di una vera e propria premeditazione, che è un elemento che farà una grossa differenza in termini giudiziari.